Maurizio Martina, che è delegato per l'Expo, quindi è uno dei politici più impegnati sul fronte del territorio in questa prossima avventura. Se si riuscirà con l'Expo davvero a cogliere questa opportunità, questa vetrina meravigliosa che offre il nostro paese. Grazie a tutti, anche io mi alzo perché sono abituato a fare così e quindi se non vi dispiace, intanto vi ringrazio di cuore dell'invito in questa occasione, ringrazio l'associazione per aver concepito questo evento, questa occasione, e già solo il fatto di poter presentare questo evento in questo luogo stupendo ci dice di quanto straordinaria è l'occasione italiana, quando il connubio tra enogastronomia, qualità agroalimentari e cultura e storia incrocia anche fisicamente realtà che stanno a pochi chilometri dai nostri grandi centri e che ancora oggi però, caro sindaco, sono per larga parte della popolazione territori inesplorati. Mi verrebbe da dire che Expo è iniziata. La verità è che questo è uno dei tanti momenti che ci dovrebbe far dire che l'apertura dell'esposizione universale, sì, sarà il 1° maggio 2015, in quel grande spazio con i 147 paesi che da tutto il mondo per 6 mesi verranno qui e animeranno un confronto straordinario attorno a un tema potente come nutrire il pianeta, energie per la vita. Ma in realtà, se pensiamo un po' alle occasioni che già abbiamo, Expo già iniziata, bisognerebbe viverli così tutti questi momenti. Cioè, sapere che questi sono pezzi di un puzzle che si completerà da qui a fine 2015, animato anche da esperienze che vanno oltre quel sito espositivo.